5.000 mi piace sotto questo video per avere subito il sesto episodio della carriera allenatore con il Napoli. Uè, chef, buongiorno, tutto bene? Uè, direttore, carissimo, come sta? Tutto bene? Sì, fortunatamente tutto a posto. Mo sto in aeroporto, sto tornando. Ah, finalmente, stai tornando? Pensavo fossi sparito. Caro direttore, meno male che torni, perché nell'ultimo episodio le cose non sono andate tanto bene. Devo dire la verità. Sì, qualche sconfitta, ho avuto pure un incontro con i tifosi, perché gli ho promesso di vincere e poi... li sto dolidendo e hanno ragione. Ah sì, veramente? Senti, direttore, ma come fa, dico tu? Non sai niente. Ma perché ho fatto il calciomercato e sono stato molto molto impegnato. Mo fortunatamente mi sto rilassando un po' e infatti ci vorrebbe una bella vacanza. Sicuramente ti serve una vacanza, su questo non c'è dubbio. Ma mo dimmi una cosa, dove stai? A Rostai. Senti, io mo sto alla Sagra di Cusano Mutri, a Sagra do Fungo Porcino. Senti, ma qua è uno spettacolo, bello, fungo porcino, vini, salume, di tutto e di più, ma vorresti venire pure tu? No, ma che devo venire? Meglio ci fa di cacca, noi dobbiamo lavorare, ma stiamo scherzando. Prima ci piano l'impegno con il presidente. Anzi, io fra poco devo andare sul campo di allenamento, devo fare un discorso ai ragazzi, perché le cose non stanno bene, ti dico la mia. Vai chef, ci sentiamo e ci vedremo sicuramente. Già si ubriaca, mamma mia. Buona giornata mister. Buongiorno a tutti, carissimi giocatori miei. Oggi è un altro giorno di allenamento, però prima che cominciamo l'allenamento vi voglio parlare un po' delle ultime prestazioni che abbiamo fatto, che avete fatto. Non state dimostrando di essere quei campioni che io ho scelto, che il presidente ha pagato. Allora, la prima cosa che vi dico, ammalò a si trattoria a Miez, si pizzeria a Miez, sta mozzarella aversa, mozzarella e battipaglia, che questi qua gonfiano e non vi fanno correre. Poi un'altra cosa, io ho preso un impegno perché io stavo facendo cucina, stavo nel mio orto, aiutai, ho chiamato il presidente, non volevo accettare, però il presidente ha detto, io ti do carta bianca, scegli i giocatori che vuoi, io ho scelto i miei giocatori, noi dobbiamo dimostrare quello che noi facciamo nell'allenamento, dobbiamo dimostrare il calcio spettacolo. Mi sono spiegato? Allora, la sera un po' più presto a letto, perché mo la prima cosa che faccio, io gesto come un padre per voi, io vi chiamo a tutti e vinti luci, vi chiamo a tutti, tutte le sere 10, voglio dire, se voi state a casa, quando sta la sosta potete andare dove volete, 2 giorni di sosta li potete prendere, però mo mi dimostra ai tifosi, al presidente, che noi ci stiamo a mezzo campo. Le ultime prestazioni sono state negative e a me il presidente mi rompe i coglioni, come ve la giarisci? Io accettato per mezzo posto, la gente mi ferma in mezzo alla strada, chef, ma che fa, siamo troppo indietro, stiamo perdendo troppe partite, fatemi sapere se state con me oppure no, dimostratemi chi siete veramente, dai, andiamo a fare allenamento, forza, tutti combatti e dimostriamo quello che facciamo. Ora dobbiamo giocare perché siamo al 9° posto e sono quasi sulla lista di cambio allenatore. Contro l'Empoli. Formazione e fammi vedere i miei giocatori. 4-3-3. Meret va benissimo. Di Marco, buongiorno. Kim G. Di Lorenzo. Centrocampo. Tonali, togli Gonci, mettilo Bocht. Anguissa va bene, allarga un po' il centrocampo. Neres sulla destra. Togli Hendrik, metti Paraschelia e Luca. Qua giù. Questa partita la giochiamo, ce la mamagnavo come. Fate conto che cazzo cucinano il chef Franco quando dice è uno spettacolo. Voglio vedere lo spettacolo, subito. Oggi non possiamo sbagliare. Dai ragazzi, giochiamo. Forza. Diamo il tutto. Oh. Vattene in porta. Giochi troppo lontano dalla porta. Oh, dai. Ma città ce la mamagnavo. Voglio vedere lo spettacolo. Lo spettacolo, Varaschel, ti sei sbloccato. Concentrati, perché vi ricordo che la penultima partita abbiamo preso gol al 90°. Concentrati, giochiamo. Bravo. Luce al proprio rivale, può metterla da lì. Non sbaglia, il risultato torna in parità. Fuochi d'artificio in questa partita. Più concentrati in difesa, più concentrati in difesa. Ma che gol stupido che abbiamo preso. Guarda qua. Guarda, ma è allunga un po' questi mani, allungala, guarda che gol abbiamo preso, abbiamo fatto, cioè ci hanno fatto allargare il centrocampo. Chi è che si è segnato? Si propone qua la scheria, attenzione perché questa può essere... Oh, oh, chi è? Neres, vedi chef Frank, tu hai detto chiamalo, non lo facciamo giocare, fallo riposare un po', bravo, che gol. È forte sto aglio, mamma mia.
Napoli che si fa minaccioso. Palla per Lobotka. Oh! Dai! Dai! Dai, Lukaku, dai! Ma andiamo a macello! Ma tutto lo spettacolo voglio! Magazione, questo è quello che facciamo negli allenamenti, per questo ho detto, facciamo vedere cosa facciamo negli allenamenti. Guardate cazione, spettacolo, bello, mamma mia. L'attaccante più forte della Serie A, Udine Manucci. Allora ragazzi, fino al primo tempo facciamo dei cambi. Allora, facciamo riposare in bollo qua, mettiamo Hendrick, togli Neres, metti Yamal, metti McTominay, vai così. Attenzione, attenzione. La mette in mezzo. Occhio all'occasione sul cross. Bravissimo. Calma. Uno vicino. Tutto questo rinvio. Salvataggio. Mamma mia, lo vado con Papa, coppa linea. Oh! Buono l'intervento del portiere. Vabbè, ma stiamo dominando, ragazzi. Jurkowski. Attenzione. Non li facciamo tirare. Attenzione. Meret sempre fuori dai pali. Fuori gioco. Mamma mia, fuori gioco. Ci sta, è fuori gioco. Ci sta. Ma ci ha salvato su fuori gioco. Va alla giocata lunga. Pallone spazzato via. Dai. No. Bravo, Meret. Mamma mia. Dai, voglio, dai. Un minuto di recupero, dai, è finito. Non facciamo segnare. Bravo, Meret. Finito. Dai, ce l'ha mamagnata a chi dell'Empoli. Bellissima partita. Empoli è una squadra che si può salvare, però il mio Napoli esisteva 6-1 sta partita, non avevamo rubato nulla. Fammi vedere la classifica. Allora, Atalanta 19, Juventus 18, Inter 17, Napoli 17, Roma 17, Bologna 17. Siamo a 2 punti dalla prima, quarto posto. Allora ragazzi, prossima partita che adesso giochiamo, Napoli-Lecce. Faccio sempre 4-3-3. Meret, buongiorno, Kim, Di Lorenzo, Di Marco, Zambanguissola, Bocco, Totonali, Varaschel, Neres e Lukaku. Giochiamo così e poi facciamo di là. Questa qua la simuliamo. Dai. Sarà fallo la testa. Dai, manca poco, dai. Dai. Dai, facciamo sto gol. Tiro ribattuto. Si riprenderà dunque. Però, ottima chance per portarsi avanti. Fino al primo tempo, cambia. Togli Neres, metti Yamal. Togli Buongiorno, metti Scalvini. Se volesse far riposare Lukaku, perché la prossima è una partita molto difficile. Togli Lukaku, metti Hendrick. Secondo tempo, dai ragazzi, dai. Oh! Dai! Yamal! Non mi sbaglio mai! C'è spazio, attenzione! Oh! E c'è la rete del più due! Due cambi azzeccati! 2-0! Già lo so! 3-0! Dai, veloce, dai! Vai! Di nuovo Yamal, vai al risultato 3-1, vabbè, ci abbiamo fatto fuoco con il Lecce, dai, 3-1, 1-3 a Empoli, 3-1 con il Lecce. Fammi vedere la classifica, fammi vedere i miei giocatori come stanno, perché abbiamo una partita troppo importante. Milan-Napoli. Atalanta 22, SSC Napoli 20, Milan 18, Juve 18, Roma 17, vabbè, siamo al secondo posto, prossima partita Milan-Napoli. Salve a tutti. Siamo pronti, direi che possiamo cominciare. Ciao chef, salve. Chef, sono qui, eccomi. Ah, ecco, dimmi. Che testata giornalistica è questa qua? Non te lo posso dire, comunque è una domanda per lei. Come non te lo posso dire? Scusate. Oh, mister, fa la domanda, che testata giornalistica, io non te lo posso dire. Oggi gioca contro la sua ex squadra, si sente emozionato? Assolutamente no, ho allenato il Milan e vi posso dire che non è andato tanto bene. Adesso alleno di nuovo il Napoli e vi dico che allenando il Napoli sono emozionato. Con tutto il rispetto per il Milan, però vi posso dire che non sono nessuno, non ce l'ho mai schiattata. Salve mister, ecco. Sta qua, mi dica. Lei pensa che Fonseca sia più forte di lei come allenatore? Che domanda mi fate? A Fonseca Momagne. Non voglio parlare dei miei colleghi. Io penso al mio lavoro e a come vincere questa partita. Io penso che giocare a San Siro per tutte le squadre non sia mai facile. Però, secondo il mio punto di vista, abbiamo le carte in regola per vincere questa partita. Scusate, ma dobbiamo chiudere qui con le domande. Grazie e arrivederci.
Eccoci qua ragazzi, siamo negli spogliatoi, oggi c'è Milan-Napoli. Per me sono vecchi ricordi che ho subito l'esonero, per questo mi ero tolto dal calcio. Poi ho avuto la chiamata del presidente. Voi lo sapete, cari ragazzi miei, che questa partita ci tengo tanto. Dimostriamo quello che facciamo negli allenamenti, perché questi qua non sono nessuno, noi ce l'hanno mangiato. Dominiamo il centrocampo. Luca, mi raccomando, ti vedo molto in forma, sei sceso di parecchi chili, dimostrami oggi tu Varaschel e Neres chi siete e chi siamo. Andiamo, voglio. Oggi scende in campo Meret, Di Marco, buongiorno, Kim, Di Lorenzo. Centrocampo, cavolo, vorrei. Ah, cioè, io voglio una canna corso. Anguissà, Lobock, Tonali. Sulle fasce, Varaschelia, Lukaku. A proposito, Neres, riposati un po', Yamal. Scende in campo e dimostrami che sei il calciatore più giovane e più forte. Mi raccomando, ce la mamma mia. Sembra un'emozione tornare a Milano, Dai, Tonali, brava, che sei lo campo due una volta. Non pensare ai fischi, non pensare. Pensa il chef Franco, guardami a me. Voglio. Date la vita, sta partita. Comincia così la partita. Vai Varaschelia, dai, ha saltato pure quest'altro, dai. Bravo, vattene in porta, dai. Appoggia la palla. Mannaccia. Che azione che ha fatto Varaschelia, ma che bella partita, ragazzi. La mette sulla corsa del compagno. No. Bravo Meret, mamma mia. Massiovic ha rotto le palle. La mette in area. Il portiere che si supera calma, su questa giocata calma. Di tempo. Lo bocca. Possono passare in vantaggio. Mamma mia! Sei un campione! Sei un campione! Sei un campione! Ecco gol! Ecco gol! Dai! Ragazzi, una! Mamma, dato com'è bellissimo! Questo gol! Bravo, Lukaku! Lukaku, tu li sostituisci secondo me, poi ti faccio riposare! Dai! Magna macello! Finito il primo tempo! 0-1! Cambi! Togli Yamal, metti Neres, togli Buongiorno, metti Scalvini e va bene così! Buttiamo un secondo pallone! Attenzione! Attenzione! Ho sempre detto che Magnano è il portiere che ho fatto la Serie A. Ho sempre detto. Forte, chi è uscito? Leao. Non si dice nulla. Ah, ma deve entrare, Leao. Cerca il sostegno dei compagni. Lukaku! David Neres. Lukaku! Ma non! Mamma mia! Calcio l'angolo di Kvaratskhelia. La mette fuori su questo corner. Bravo. Voglio il secondo gol. Voglio un secondo gol. Dai, facetelo pesce. C'è la bocca che pensa fallo. Facciamo fallo. Attenzione. Alla lunga sul secondo palo. Pure, mamma mia. Continua il possesso palla. Anguissa. No. Non sbagliamo questi passaggi, non sbagliamo. Dai ragazzi, che sofferenza. Raffalea. Attenzione. Non fa tra. E c'è la rete. Cambi. 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 Chi si è innamorato? È stato bravo qui, a resistere all'attacco del difensore e a battere il portiere. Che okay, li dominano il loro segno, ma come si fa? Cambi. Toglilo Lukaku, metti Hendrik, togli Anguissa, metti McTominay. Togli Di Lorenzo, metti Mazzocca. Giochiamo più centrale, non qua siamo con passifash. Giovanni Di Lorenzo. David Neres. Palla per Lobocca. Il portiere dice di no. E che parate che hai fatto Magnano, voglio. Dai, mancano pochi minuti, dai. Attenzione. Ma so, Magnadel. No, non lo fa girare. Ti prego. Mamma mia. Palla verso il centro dell'aria. Per una nuova possibilità dopo il rinvio. Vabbè, me fallo, Oh, è finito. È finito ragazzi. Primo tempo giocato da Napoli. Il mio Napoli bellissimo. Secondo tempo ha giocato di più. Il Milan ci sta. L'1-1 ci sta. Abbiamo vinto due partite consecutive. A Milano non è tanto facile vincere, però ci sta. Vai. Grazie mister. È un piacere averla ai nostri microfoni.
Chef, lei era convinto di vincere questa partita. La partita finisce in pareggio. Qualcosa è andato storto? Io penso che avete visto la partita. Io penso che di storto non è andato nulla. Abbiamo dominato tutto il primo tempo. Lukaku ha fatto due azioni da gol e il portiere Maignan ha fatto delle bellissime parate. Vi posso dire che il secondo tempo il Milan ha giocato più di noi il possesso palla a centrocampo. Secondo me un pareggio è stato ben fatto. Oggi abbiamo visto un Lukaku diverso. Ha smesso di andare nelle trattorie? Sì, me l'ha giurato, sta a dieta. Noi ci sentiamo tutti i giorni. Mi ha detto che sta mangiando tutti i giorni riso. Però ha detto, mister, una volta a settimana non mi dica nulla. Mangia la pasta e patate, capro. Una volta a settimana. Ha detto, vabbè, si può fare, dai. Vi dico già che la prossima partita sta Napoli-Atalanta. Atalanta 25, Juve 24, Roma 23, Napoli 21, Inter 20, Bologna 20, Milan 19. Per il momento siamo al quarto posto, siamo a 4 punti dalla prima. Salve a tutti. Siamo pronti, direi che possiamo cominciare. Chef, buongiorno, eccomi qui, salve. Dica. Oggi gioca contro Gasperini che è al primo posto. È già una sfida scudetto. Ma sicuramente è una sfida di grande livello. Secondo il mio punto di vista è ancora presto per parlare di scudetto. Ci saranno tanti scontri diretti. Questo è solo l'inizio. Secondo me da oggi incomincia il mio campionato. Salve mister, eccomi. Se dovessi scegliere un giocatore dell'Atalanta da portare al Napoli, quale calciatore sceglierebbe? Caro giornalista, ma queste domande stupide sceme, io non rispondo proprio, non ti rispondo proprio, ma cosa c'ho da dirti? Fammi capire, sono domande da fare queste. Ti dico la mia, io rispetto i giocatori dell'Atalanta, ma soprattutto i miei ragazzi. Se volete fare queste domande per divertirvi, sentite a me, fatele agli altri, noi abbiamo faticato. Scusate, ma dobbiamo chiudere qui con le domande, grazie e arrivederci. Ragazzi, abbiamo pareggiato col Milan, abbiamo vinto con l'Empoli 1-3, abbiamo vinto con Lecce 3-1. Vi sto parlando col cuore, non col cervello. Sentitemi a me, oggi è una partita, non dico fondamentale, ma se oggi vinciamo, recuperiamo 3 punti sull'Atalanta, perché è al primo posto e fino adesso non ho perso nessuna partita. Immaginate gli allenamenti che facciamo, giochiamo sulle fasce. Luca, mi raccomando, sempre pronto, la difesa, stiamo subendo pochi gol. Se oggi vinciamo questa partita, dimostriamo che ci siamo anche noi per lo scudetto. Oggi scendi in campo, attuale formazione: Meret, Di Marco, buongiorno, Kim, Di Lorenzo, centrocampo, Zambo Anguissà, Lobocht, Tonali, in attacco, Baraschelia, Lukaku, invece di Yamal, gioca Neres. Voglio un raccomando, se vinciamo contro l'Atalanta ci possiamo prendere già una fetta, non voglio nominare questa parola, di scudetto. Siamo allo stadio Maradona, lo stadio è pieno, voglio vedere la gente che grida quando segniamo. Forza, siamo pronti, incominciamo, dai. Ci siamo, possiamo cominciare, ci sono ottime chance di vederlo apparire. Prendimi questa palla, dai, voglio buttarmi sulla luna, dai, stiamo giocando. Oh, Luca! Traversa, pallone che torna in campo. Palo. Azione che prova. Palo attraverso, non sa c'è anche che. Stanno appannando l'occhio. Dai, voglio, pigliamo questa palla, dai. Vai Di Marco. Non c'è rara da volta. Non gliela dare di nuovo. Tocco per Correa. Il portiere. Bravo Meretti. Continua ad avanzare. Oh! Prova in porta. Mannaggia che lucornuto! Scendi un altro poco! Chi ci sto dicendo a Mazzocchi? Occhio al tiro della bandierina. Brutta difesa, altra possibilità. Dai, 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 dai. Ma tutti i portieri contro il Napoli, tutti i portieri. Bravo, Varaschi, bravo. Vabbè, Nafischi ancora. Gran palla, pericolo. Finito il primo tempo, dai. Togli Lukaku, metti Hendrik, sposta Neres dall'altro lato. Togli Varaschi e metti Yamal. Dopo il primo tempo l'hanno dominato, dai, vi prego. Interessante. Ma tira più forte! Tira più forte! Yamal con la battuta in mezzo. Oh mio Dio. Buongiorno. Oh rigore. Arbitro. Dai, 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 dai. Dai. Forza. La mette in mezzo. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia. Ma su Napoli mi. Come fa sta Atalanta sta al primo posto? Come fa? Stavo al primo posto. Ancora c'è un gol con poco calcio d'angolo. La mette in mezzo. Via male, pallone pericoloso. Appoggialo di nuovo. Ma facciamo gol. Facciamo gol! Dopo la respinta il pallone è ancora buono.
Ma no, no, non ce la posso fare, voglio. Oh, si guarda intorno a carte di un passaggio buono. Vabbè, dai, vaffanculo portiere, vaffanculo, vaffanculo. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. È il nostro. Libera male, attenzione. Oh, tira, 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 tira. Buongiorno. Buongiorno. Voglio però abbiamo dominato questa partita, l'abbiamo dominata. Stiamo calmi, mancano 10 minuti. Stiamo calmi. Calmi, che se che le voglio avere io pubblico il risultato. Bravo, 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 però che partite che stiamo facendo. Chi sei? Lui Patrizio Puttiesi. Dai, si lui piglia pure che è stato. No, ti prego, 2 minuti di recupero, mamma mia, mi sento male, voglio. Dai. Oh, arbitro, è finito. Arbitro, è finito. È finita. Arbitro. Correa. Oh, mamma mia, ma è finita! 2 minuti di recupero, hai dato 4! Dai, dai! Magnamma cell! Calcio spettacolo! Voglio, mi sento male, mi butta frega! Che squadra che hai? Voglio, giochiamo bene. Allora, presidente, perché mi chiamate a me? Ma ce lo vado in da frutta, in da verdura, perché? Grazie, mister. È un piacere averla ai nostri microfoni. Complimenti chef, che bella partita. Qual è stato il segreto per la vittoria contro questa Atalanta? Allora non fammi questa domanda, perché voi lo sapete che noi abbiamo dominato tutta la partita. Ce l'ha magnato. Ho detto vicino ai miei ragazzi, oggi comincia il nostro campionato e dimostratemi il calcio spettacolo. E avete visto, che spettacolo. Chef, ha segnato un difensore come Alessandro Buongiorno e non gli attaccanti. C'è un po' di crisi nel reparto offensivo. Allora io questa domanda non ti dovrei proprio rispondere, ma secondo te in campo stanno 11 giocatori, allora i difensori non devono segnare? Fatemi capire, che domanda stupida mi fate? Fatemi capire. Ha segnato uno dei difensori, secondo il mio punto di vista, anche lui più forte della Serie A. Se domande mi fanno in bestia a me. Adesso devo andare a cena. Grazie a tutti e buona serata. Classifica attuale, Juventus 30. Stai uno, non so come fa a 30 punti. Canutta non attaccando, non sa giocare. Vabbè, Atalanta 28 che abbiamo recuperato 3 punti. Roma 26. Oh, Milano ha recuperato 25. Noi 24 e una partita in meno. Se vinciamo ci mettiamo a 27 e siamo al terzo posto. 4 partite, ho fatto 3 vittorie e un pareggio. Una partita in meno, se vinciamo ci mettiamo al terzo posto. Ma io voglio vedere il pubblico esultare. Quando abbiamo segnato contro l'Atalanta, cioè il pubblico esploso. Chef, buongiorno, tutto bene? Dove si trova? Buongiorno presidente, dove mi trovo? A casa sua. Ma come, disgraziato, a casa mia? Ma come ti permetti? Ladruncolo! No presidente, ma cosa ha capito? A casa sua, al centro di allenamento. Devo sistemare alcune cose. Ah, ho capito. Senti, ma mica fai come Luciano Spalletti che decide di vivere lì. Ma che siete pazzi presidente? Ma che devo fare quello che ha fatto Spalletti di dormire a Castel Volturno? I brigami, il veglore che arriva a casa, tengono brodi, pezzi di carne. A proposito presidente, che volete? Ditemi. Guardi, mi volevo complimentare con lei per queste ultime partite che ho visto. Una squadra motivata e vogliosa di vincere. I ragazzi hanno dimostrato di essere un bel gruppo anche nei momenti di difficoltà, e questo è anche merito suo. Ma grazie presidente, grazie, grazie, grazie. Io vi giuro che non sto dormendo la notte per pensare solo a questo. Vi giuro presidente, voglio far sorridere di nuovo il pubblico di Napoli, e solo col sudore e la fatica ci riusciremo su questo. Sì, lo so, lo so, lo so, lo so. Il cammino è ancora lungo, però vi dico che un passo alla volta ci riusciremo. Presidente, vi devo lasciare, mi sta chiamando mia moglie. Tengo piatto e coppa da tavola, tengo brodi di pezzi di carne, è uno spettacolo. Buona serata. E quindi ragazzi, il video finisce qua. Non voglio rubarvi altro tempo e l'episodio è stato già bello lungo. Ci sono state delle partite spettacolari e nel prossimo episodio ci saranno partite ancora più importanti, tra cui quella con l'Inter. Quindi 5.000 mi piace per avere subito il sesto episodio della carriera. Mi raccomando, iscrivetevi anche al canale. Sempre e solo Forza Napoli. Grazie, grazie, grazie per tutto il supporto che state dando a questa serie. Un bacione a tutti voi, ci vediamo in un prossimo video. È uno spettacolo. We go. Ciao.